Spesso mi succede, poi all'ultimo minuto, gli stimoli che arrivano e devo dire l'emozione perché di essere qui mi fa cambiare assolutamente la presentazione, prenderò solo alcuni spunti. L'emozione perché? Perché e anche la gratificazione e un po' di orgoglio perché questo laboratorio nasce da un'iniziativa insomma, che è partita diversi anni fa con i comuni e con la nostra agenzia, l'ARPA, l'Agenzia per l'Ambiente. Ci abbiamo creduto molto e oggi io vedo veramente una cosa vera, concreta e non solo parole. Quindi questo per me, io ringrazio davvero le amministrazioni che hanno realizzato le idee che avevamo qualche anno fa. Mi è stato chiesto appunto di illustrare un pochino che cos'è questa Redinfea, che cos'è questo sistema regionale Infea. Infea è l'acronimo di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale. È un progetto del Ministero dell'Ambiente che è partito verso la fine degli anni 90, negli ultimi anni degli anni 90, che ha anche concesso dei contributi proprio per avviare questo sistema informativo. L'Agenzia per l'Ambiente, poi ci sono state le istituzioni delle Agenzie per l'Ambiente, l'ARPA Veneto, intorno al 2003-2004, ha cominciato a lavorare rispetto a questo progetto. Che cosa voleva, quali erano i principi di questo sistema IFEA? Erano quelli di far lavorare in rete le comunità nel territorio, ecco, e quindi io richiamo alcune parole chiave che sono la rete, lavoro in rete, integrazione delle realtà educative istituzionali e territorio. Queste sono tre parole chiave che all'epoca erano dei principi, una dichiarazione di intenti, ma che però oggi la vediamo concretizzata e questo credo che sia l'aspetto più importante. Perché un sistema di educazione ambientale? Perché la dimensione ambientale è vero, è stato richiamato che lo sviluppo sostenibile non è giustamente solo ambiente, ma è sviluppo ambientale, è sviluppo è sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale. Però io credo, ed è stato fatto molto rispetto alla sostenibilità ambientale, però io sono molto preoccupata perché in un momento di crisi e di contingenza come quella che stiamo vivendo a livello globale oramai, la dimensione ambientale potrebbe essere soggetta e oggetto di riduzioni di interessi. Ecco, questo mi preoccupa molto, anche se devo dire Elio Manti ci ha molto rassicurato, io ho ascoltato con grande interesse perché anche tutte queste possibilità di finanziamenti sono importantissimi e dovremmo cercare di coglierle assolutamente. Ecco, comunque la mia preoccupazione è che la dimensione ambientale e lo sviluppo sostenibile resti o diventi una cenerentola rispetto alle altre sostenibilità, rispetto a quella economica, ecco, la sostenibilità ambientale insieme a quella sociale. Questa è una preoccupazione in questo momento. Ecco, vado un po' più velocemente, anche qui mi soffermo, è stato richiamato, cioè questi percorsi non nascono dal niente e hanno assolutamente bisogno di un substrato culturale, di una crescita che le comunità devono fare insieme e di sensibilizzazione a questi temi. La rete Infea che cos'è? Questo è il sistema regionale. La rete Infea che noi abbiamo adottato in Veneto è una rete vera di persone, di cose, di soggetti e strutture. E che cosa serve?
serve appunto per, qui avevamo, queste sono cose che ho ripreso dal protocollo che abbiamo sottoscritto, e si diceva dobbiamo rafforzare i canali di comunicazione tra le persone che si occupano di queste tematiche. Nell'educazione ambientale c'è una grandissima ricchezza di associazioni, di soggetti, ecco, però il più delle volte sono assolutamente slegati. Più che mai, ancora lo dico, in tempi di crisi è assolutamente necessario lavorare insieme e razionalizzare i costi. Che come è fatta questa rete? Ecco, abbiamo l'ARPAV su delega della Regione Veneto, è il centro regionale di coordinamento, e sono stati istituiti dei laboratori provinciali, in ogni provincia naturalmente. Qui siamo a Vicenza, e sono stati istituiti in forma diversa. Devo dire che il laboratorio provinciale di Vicenza, realizzato con la sinergia delle amministrazioni di Schio e Sant'Orso, le comunità montane, è uno degli esempi, forse l'unico, di integrazione massima tra amministrazioni e soggetti del territorio che in altre province non è stato realizzato in questo modo. Ecco, il territorio si confronta quindi con, è per noi, per ARPA, il centro sul territorio provinciale di riferimento, e per il territorio provinciale di riferimento è il centro che raccoglie appunto e mette in rete tutti gli altri soggetti che si occupano di questo tema. Che altro dire? Ecco, questi sono alcuni numeri della rete. Ad oggi abbiamo messo questa rete in FEA Veneta, ha messo insieme 77 strutture, 2365 soggetti, ci sono 127 progetti in rete. Perché questo? Perché possono essere mutuati dalle altre realtà, possono essere utilizzati dagli altri soggetti, possono essere solo dei contributi che non è che nascono e finiscono, sono dei contributi che continuano ad arricchire progetti per le scuole piuttosto che per gli operatori, per i tecnici, per le imprese, per gli amministratori. E poi abbiamo anche censito oltre 300 aree naturali. Alcune riflessioni sulle valori, i punti di forza di questa rete e le criticità. L'abbiamo già detto, è sicuramente una ricchezza, la numerosità dei soggetti è una ricchezza. A fronte di che cosa? Che abbiamo difficoltà, nonostante la comunicazione sia, ne parliamo sempre, abbiamo difficoltà comunque ad avere degli scambi continui di comunicazione all'interno della rete regionale. Questi sono abbastanza attivi solo a livello locale. Dovremmo uscire un po' di più, ecco, dalla nostra dimensione locale, soprattutto insomma tenendo conto che oramai siamo nel mondo, no? Un altro punto di forza è certamente la numerosità delle iniziative, sono tantissime, sono validissime. Punto di debolezza è il limitato scambio di queste esperienze. Un altro punto di debolezza è che molte di queste esperienze, diciamo, vorremmo che fossero qualitativamente migliori, qualitativamente sotto il profilo educativo, sotto il profilo dell'efficacia educativa. Veniva richiamato l'importanza del monitoraggio e della valutazione, questi sono aspetti fondamentali per poter capire appunto se le nostre azioni hanno avuto dei risultati positivi. È chiaro che misurare l'efficacia di un'azione educativa non è immediata, perché noi vedremo, lo vedremo dopo anni di investimenti che facciamo su questo piano, però dobbiamo cominciare a lavorare. E naturalmente, vabbè, il coinvolgimento, le sinergie è un altro punto certamente.
Avevo preparato, come dicevo, tantissime altre cose, ma mi limiterei qua. Vorrei fare il laboratorio di Vicenza, è stato già richiamato nella presentazione delle diverse attività che ha fatto, è anche il referente di Infea News, che è questo bollettino, bollettino periodico che quindi raccoglie tutte le informazioni della rete Infea, ma non solo, di tutti i soggetti che vogliono veicolare informazioni su questi temi qui, ambientali, educativi, ma anche per borderline, non necessariamente. E il laboratorio di Vicenza è il referente per tutto il Veneto, quindi gestisce la redazione. Ecco, insieme a questo ci sono tanti altri progetti che sono stati fatti. Ho visto che è stato citato Cambieresti è un progetto che è seguito anche da Venezia, quindi stiamo veramente cercando di mettere in rete iniziative ed esperienze che normalmente restano solo a livello locale e in questo modo sicuramente vengono arricchite. Un ultimo, faccio solo un esempio di una buona pratica, se vogliamo, sono stati richiamati nell'interessantissimo intervento precedente appunto sul tema dell'energia. Noi abbiamo fatto nel 2009, noi, quando dico noi, parlo della rete Infea naturalmente, abbiamo fatto un progetto di risparmio energetico negli uffici, che era un progetto solo di adozione di buone pratiche, al di là poi appunto degli investimenti strutturali che però necessitano evidentemente di investimenti economici. Noi abbiamo fatto un investimento solo informazione sui comportamenti. Abbiamo coinvolto, tanto vediamo se riesco a trovare alcuni numeri, eccolo qua. Ecco, allora, 124 enti pubblici hanno aderito a questo piccolo progettino, praticamente a costo zero. 58 enti hanno diffuso le buone pratiche comportamentali, che volevano dire usa il PC in un certo modo, spegne, cioè cose banalissime, scontatissime. 136 sedi coinvolti in questa iniziativa, quasi 7500 dipendenti pubblici che hanno sperimentato le buone pratiche, e poi di questi circa 2000 hanno anche risposto ad un questionario. Ecco, i risultati sono stati assolutamente interessantissimi, nel senso che solo con questi piccoli accorgimenti sono state risparmiate in una settimana oltre 20.000, adesso non ricordo, cioè che era portato ad un anno di mantenimento di buone pratiche, era un risparmio energetico molto molto rilevante anche per le bollette delle nostre amministrazioni. Ecco, quindi esempi di cose che può dare una rete e il lavoro insieme. Ecco qui, chiudo e ringrazio ancora tantissimo e sono felicissima. Grazie.